Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della fase a girone di UEFA Champions League della terza giornata. Come facciamo in campionato, facciamo anche per la Champions League. Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach, oggi alle 6:55. Bella partita, per me o vincerà lo Shakhtar Donetsk o massimo Borussia Mönchengladbach. Riuscirà a strappare un pareggio. Bella partita. Lokomotiv Mosca Atletico Madrid, altra bella partita. Per l'Atletico Madrid non sarà facile, ma cioè il Lokomotiv Mosca riuscirà a strappare un pareggio o perderanno. Non lo so. Salisburgo Bayern Monaco. Per tutti rendono una partita stravinta dal Bayern Monaco, ma io non dico così, perché il Salzburgo comunque cioè è una bella squadra, quindi il Bayern Monaco non riuscirà a vincere così facilmente, visto il fattore che la trasferta, vabbè. Però riuscirà a vincere, ma non molto facilmente, non li riuscirà a umiliare come sa fare. Però o il Salisburgo massimo riuscirà a strappare un pareggio, o il Bayern Monaco vincerà. Real Madrid-Inter, la squadra italiana, l'Inter deve affrontare il Real Madrid, una bella squadra, sta anche in trasferta, non sta in casa. Molto difficile battere i Blancos, il Real Madrid, però il Real Madrid, guardando la classifica, sta a un punto, l'Inter a due, Borussia Mönchengladbach sempre a due, lo Shakhtar Donetsk a 4 punti. Cioè, per l'Inter, se vince va a 5 punti. Va a 5 punti, visto che è una squadra italiana, mi fa piacere se vince. Perché per l'Inter è molto difficile passare questo girone, ma non impossibile, perché se il Real Madrid si sveglia, lo Shakhtar Donetsk continuerà a vincere, continuerà a fare queste prestazioni, queste belle prestazioni in questo girone di UEFA Champions League. L'Inter se la vede brutta. Invece, se stasera riuscirà a strappare un bel pareggio o una bella vittoria, magari renderà felicissimi i tifosi dell'Inter sicuramente, ma manca il perno principale dell'attacco, che è Romelu Lukaku, e che dispiace, cioè i tifosi, cioè per l'Inter è fondamentale Lukaku, e quindi non ci sarà, quindi si diminuiscono le possibilità per vincere, ma o pareggiano o vincerà il Real Madrid. Ma se vincerà il Real Madrid, per l'Inter si mette davvero male, mette male, e poi se Manchester City Olympiacos, vincerà, per me vincerà il Manchester City, o massimo pareggeranno. Dico solo, vincerà il Manchester City. Porto Marsiglia. Marsiglia fuori casa. Il Porto. Dico. Pareggeranno, dai, pareggeranno. Atalanta-Liverpool, bellissima partita. Si riempiranno di gol a vicenda. E quindi bella partita, si riempiranno di gol tutte e due le squadre. L'Atalanta sta in casa, ma l'Atalanta sta in casa, Liverpool fuori casa, ma io dico o vincerà il Liverpool o massimo l'Atalanta riuscirà a strappare un pareggio. Poi Midtjylland Ajax, per me vincerà l'Ajax,
Istanbul, Basaksehir, Manchester United. Bella partita, però vediamo un po' la classifica. Il Manchester United, come è posizionato è al primo posto, addirittura sopra al Paris Saint-Germain, che mi sembra che ha vinto anche lo scontro diretto. Per me, l'Istanbul, Basaksehir, servono punti, e quindi vi dico, pareggeranno, perché Basaksehir, servono punti, o pareggeranno, o riuscirà a vincere il Manchester United, o vincerà il Manchester United. Scusate dei rumori. Poi sta Zenit Lazio domani, bellissima, bella partita, squadra italiana, la Lazio, che nel girone non me l'aspettavo, dalla Lazio, visto la rosa corta, più competizioni dell'altro anno. Comunque il campionato si sta soffrendo un po', si vede, ma sta a 10 punti, non è che sta proprio in bassa classifica. Perché ha due competizioni, un po' con la rosa corta, se l'ha arricchita un po' quest'anno per il fatto delle tante competizioni, ma non così troppo, per giocare due competizioni. Boh, troppo volto. Però, sta sopra il Borussia Dortmund. Lei il club Brugge, sta a 4 punti insieme al club Brugge, e il Borussia Dortmund sta a 3, lo Zenit sta a 0. Per me o vincerà la Lazio o lo Zenit, perché servono punti, si chiuderà, non lo so come farà questo Zenit, si porterà il pareggio, ma anche per il fattore casa, dico, o si porterà il pareggio, la Lazio vincerà. Barcellona Dinamo Kiev, vincerà il Barcellona. Vincerà il Barcellona. Ferenc Kvaros, Juventus. Qui, per me vincerà la Juventus, anche per il recupero di Ronaldo. È un'altra Juve, è un'altra Juventus dopo l'arrivo, dopo che si è ristabilito il CR7 dal Covid-19, di questa emergenza, Dinamo Kiev, che sta a un punto con il Ferencvaros, che la deve affrontare una squadra italiana. Mi fa piacere se vince, perché appunto è una squadra italiana. La Juve viene da una perdita contro il Barcellona di 2-0 e una vittoria di 2-0. Invece, il Dinamo Kiev viene da una perdita contro la Juventus e d'un pareggio contro il Ferencváros, contro la squadra che deve affrontare la Juve. Appunto, la Juve, per me vincerà senza problemi, non fa niente che sta fuori casa, ma con l'arrivo di con anche il fatto che abbia ristabilito Ronaldo, penso che la vincerà senza alcun problema. Però sta fuori casa, quindi un po' più di difficoltà la trova a vincere questa partita. Club Brugge, Borussia Dortmund, per me vincerà il Borussia Dortmund. E basta, diciamo, Siviglia, Krasnodar, vediamo un po' la classifica, perché non sto seguendo molto il girone del Siviglia. Il Chelsea e Siviglia a 4 punti, tutte e due al primo posto a 4 punti. Krasnodar a 1 punto e Rennes a 1 punto. Comunque,
Siviglia, per me la vincerà questa partita, anche vedendo la classifica, ma poi ogni partita ha una storia, si deve sempre vedere. Poi Chelsea-Rennes, partita che la vincerà il Chelsea molto facilmente, ve lo dico, quindi vincerà il Chelsea. Lipsia-Paris Saint-Germain, grandissima partita, non sarà per niente facile per il Paris Saint-Germain, che a Paris Saint-Germain serviranno punti, cioè servono punti, perché datemi un secondo. Serviranno punti, perché Lipsia e Paris Saint-Germain stanno a pari punti. Guarda che sfida, una bella sfida. Stanno a pari punti, e quindi chi vincerà andrà sopra, e chi pareggerà, le cose rimangono così. Ma penso o vincerà il Paris Saint-Germain, o Lipsia pareggerà, così sta fuori casa, questo è il problema del Paris Saint-Germain, quindi non la vincerà molto facilmente, perché Lipsia comunque è un avversario duro. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ciao ragazzi, ciao ragazzi.